La Nissa si rinforza ancora sul mercato di riparazione e testa i due sudamericani Modula e Vignone. Dopo mesi, infatti, è arrivato il transfer per Modula, argentino classe 93, da alcune settimane già in forze biancoscudati. Vignone è il classico centravanti sudamericano, uruguaggio, classe 98, arriva da Montevideo e in passato ha giocato anche nelle file dell'Huracán. Abbiamo ascoltato i due nuovi acquisti, oltre ai commenti del mister Alessio Sferrazza e del direttore tecnico Antonio Emma. Bueno, sí, la verdad que muy contento. Al final. Dopo la lunga attesa sono molto contento di essere tesserato, finalmente è arrivato il transfer, sono molto contento e di questa squadra mi aspetto soltanto quello che sta facendo finora. Io sono arrivato per fare il mio lavoro, dare il mio contributo alla squadra. Estar, sentirme parte. Bueno, buenas tardes. Un Quello che mi ha poquito. convinto a sposare il progetto della Nisa è stato questo progetto di portare avanti la squadra e arrivare lontano. E poi sono arrivato, mi sono reso conto che c'è una società seria, uno staff competente. Poi i ragazzi mi hanno colto alla grande. E sì, è vero che lui sarebbe anche un referente per me, però il mio maggiore idolo è Martín Palermo, che è argentino. Ci stiamo allenando bene, abbiamo ripreso alla grande domenica, ora bisogna dare continuità facendo dei punti fuori casa e quindi stiamo preparando al meglio questa trasferta. L'obiettivo è sicuramente fare quanti più punti possibile, ripagare la fiducia che la società mi ha riposto e valorizzare il lavoro svolto dal direttore tecnico, il direttore generale, mettendo a disposizione degli elementi importanti che stanno valorizzando l'intera rosa. Ma non so il direttore se farà qualche altro regalo, io sono già abbastanza pagato comunque della campagna acquisti, però con Antonio sappiamo che dall'oggi al domani può cambiare anche qualche altra cosuccia, però diciamo per il 90, il 95% della rosa è sistemata. Il buon lavoro è sempre un lavoro fatto di gruppo, penso che una persona da solo non può riuscire, insomma, a fare questo bel lavoro che è stato fatto nelle ultime settimane e quindi de devo ringraziare chiaramente chi mi ha collaborato. La squadra già penso che è abbastanza competitiva. Ecco, abbiamo con tutto il gruppo, ecco, che ha fatto il mercato con me a capo, abbiamo chiaramente pensato anche al futuro, quindi preso giocatori di età giovane, comunque di prospettiva, che però sono già pronti e lo stanno dimostrando ogni partita, e quindi penso che da oggi possiamo dire basta al mercato in entrata.